La nuova mossa di Gufetta! Ehi, ragazzi, guardate questa mossa! Ha! Bella, Maya! Anche noi ne stiamo inventando una! È una nuova super tripla mossa per sconfiggere i malvagi della notte! Dai un'occhiata! Io salto, giro e vado qui! E io mi abbasso e vado di là! Poi, quando il malvagio è distratto, tu fai una ruota volante e arrivi qui in mezzo! Proviamo l'ora che non c'è nessuno! Pronti? Via! Aspetta, Maya! Noi non siamo ancora in posizione! Oh, scusate! Dobbiamo seguire il piano, Maya! Esatto! Andiamo a casa e proviamo di nuovo le mosse! Ma io non ho capito la mia mossa! Con la nostra nuova mossa i malvagi della notte non potranno più fermarci! Sì, sarà fantastico! Che cos'è? È un binario del dispensatore di rotaie! Il treno di Romeo è passato di qua! Guardate lassù! Ghiaccio con questo caldo? Per me di sicuro c'entra il laboga di Romeo! Oh oh, farfalla rallentatore! Romeo ha usato anche la sua macchina rallentante! C'è del gas puzzolente nella mia classe! Non siamo gli unici ad avere grandi progetti! Super pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città! E un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Amaya diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... Gecko! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! I Pinja Max! Presto, proviamo la mossa e poi cerchiamo Romeo. E devo ancora preparare 8 pianeti. Eppure il sole! Mi serviranno degli anni luce per finire. Nah. Se riuscirai a concentrarti su una parte alla volta e non su tutte insieme, finirai il tuo modellino in un battibaleno. Sei emozionato per la gita all'osservatorio di domani? Annuncio per gli studenti. La gita all'osservatorio è annullata perché il telescopio gigante è stato rubato. Che strano, che ruberebbe mai un telescopio? C'è soltanto un modo per scoprirlo. Super pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città. E un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Amaya diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... Gecko! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! I Pinja Masks! È l'allarme del visualizzatore, scopriamo che succede! Wow! L'avete visto? Che cos'era quel raggio di luce? Secondo voi può essere collegato al telescopio scomparso? Dai, andiamo a dare un'occhiata! Alla Jack Mobile! Eccolo un'altra volta! Sì! Zoom, zoom, zoom! Zoom, zoom! Uh-huh. Wow! Guardate quanti vogliono salirci! Perché questa è la giostra più veloce del mondo! Andiamo, dovete farci un giro! Noi siamo qui da prima! Mettete in coda! Amaya... Signore e signori, ragazze e ragazzi, il favoloso treno volante è... Sparito? Ma dov'è il treno? Non può essere sparito. Oh, mi sarebbe piaciuto tanto volare. Come può un treno così scomparire? I treni vanno su rotaie, giusto? Ci sono curve e giri della morte, ma questo binario resta un circolo chiuso. Quindi come ha fatto ad uscire dal suo binario e ad andarsene? Guardate! È come se avessero aggiunto altri binari, ma ora non ci sono più! Binari del treno che scompaiono.
È certamente un malvagio della notte. Super pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città e un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Sì! Greg diventa... Jacko! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! Amaya diventa... Gufetta! I Pizza Masks! Andiamo, andiamo, andiamo! Al gufaliante! Ehi, aspetta, Gufetta, se dobbiamo seguire i binari, è meglio se restiamo a terra! Va bene, hai ragione. Volevo solo che voi ci faceste un giro. Ok, allora tutti alla... Gatto mobile, lo so, andiamo! Perché non provi a bagnarti là sotto solo per un pochino? Ti sentirai più fresco. Ma io non ho caldo. Va bene, ma non sai che ti perdi. Sì! Che succede? Dov'è finita tutta l'acqua? Che cosa succede? Che cos'è quella? Che è successo? Fa freddissimo! E se queste strane nuvole non se ne andassero e noi non potessimo mai più giocare ai giochi estivi? Non preoccuparti, non succederà. Dobbiamo scoprire da dove arrivano queste nuvole. Seguiamo i tubi dell'acqua. Portano alla cisterna dove si tiene l'acqua per innaffiare. Però adesso è vuota. Che ci facevano quelle nuvole scure nella cisterna? E chi le ha messe lì? Una falena! Questo significa che è lunetta! Super pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città e un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Amaya diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... Jacko! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! I Pizza Masks! Se vogliamo impedire a nuove nuvole di formarsi, dobbiamo trovare lunetta. Diamo un'occhiata alla cisterna degli irrigatori. Guardate! Chi è questo tipo? E come facciamo per l'ora di lettura? Non c'è più niente da leggere! Tutte le storie sono scomparse. Ci sono solo immagini di Romeo. Qualunque cosa abbia in mente, noi lo fermeremo usando la rovesciata della bella saetta e anche il suo calcio distruttore. Oh! Ups! O potresti usare una delle tue mosse da super gufetta. Tranquilli, me ne occuperò subito. Super pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città e un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Greg diventa... Jacko! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! Amaya diventa... Gufetta! Bene, ora dobbiamo trovare Romeo. Per tutti i camaleonti, prendiamo il gufaliante. Così possiamo cercarlo dal cielo. Giusto, Gufetta? Gufetta? Credo che Gufetta sia troppo occupata per pilotare. Meglio prendere la gatto mobile. Gufetta! Non vedo l'ora di sfoggiare le mosse della bella saetta. Aia!
credi di essere carino, piccolo unicorno, vero? Ma io conosco qualcuno che è più carino di te. Dietro quel muro! Non possiamo lasciare che Romeo entri! Oh, ecco il pigiama Ax! Giusto in tempo per guardarmi mentre rubo il jetpack! Il jetpack? E che cosa ne vuoi fare? Pensate che io andrò in giro a piedi quando dominerò il mondo? Nemmeno per sogno! Io volerò! Oh, e verserò odori puzzolenti dentro ai camini di tutti con il mio incredibile spruzzapuzza! Saranno tutti impegnati con i cattivi odori e nessuno intralcerà il mio piano di conquista del mondo! Sarebbe una vera catastrofe! Super Pigiamini, dobbiamo fermare quei guantoni da box! Super Gatto Balzo! E io devo impedire a Romeo di vedere quello che stiamo facendo! Ehi, che ci fai lì davanti? Lo scoprirai presto, Romeo! Che cosa? E adesso per finire cambiamo un po' l'aspetto di questo aggeggio! Muscoli da Super Geco! Sì! Ops! Sta attento, Geco! Sta scivolando! Super Presa Rettile! Per tutti i camaleonti, guardate! Questo pezzo del bulldozer di Romeo si può utilizzare come un pogo! È un pogo dozer! Riparerò il bulldozer e ve la farò pagare, Super Pigiapesti! Le decorazioni erano belle e tantissime! Non possono scomparire da sole, qualcuno deve averle prese di notte! Ma come sono arrivati fino alla cima? È così in alto! Lo scopriremo presto e non ci serviranno i pattini per farlo! Super Pigiamini, pronti all'azione! Di là che salviamo la situazione! È notte in città e un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Sì! Connor diventa... Gatto Boy! Amaya diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... I Pizza Masks! Chi ha rubato le decorazioni è salito molto in alto, quindi dobbiamo farlo anche noi. Andiamo, tutti al Gufaliante! Poche ore a Natale e nessuno avrà dei pacchi da aprire. Sì, scivolano tutti. Ma è solo in questa via. E poi si interrompe. Che cosa succede? Lo sapremo stanotte. Super Pigiamini, pronti all'azione. Di notte salviamo la situazione. È notte in città. E un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Sì! Connor diventa... Gatto Boy! Amaya diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... Yeah.
Pizza Box! La giacomobile fa presa su ogni cosa. Sarebbe perfetta per il ghiaccio. Che ne dite della giacomobile? Prendiamo il gufaliante, dall'alto controlleremo tutta la città. Ottima idea, gufetta. Io pensavo che la giacomobile... No, avrete ragione voi. Andiamo, Jaco, pensiamoci noi. La situazione è peggiorata. Mezza città è coperta di ghiaccio. Anche cani e gatti sono diventati amici per scaldarsi. Wow! Che cos'è? Vista gufetta! Guardate, è il laboratorio di Romeo! Sì, è davvero uno spazio! Visto? Vanno via tutti perché le farfalle sono una noia. No, vanno via tutti perché sono delusi. Le farfalle sono scomparse. Davvero? E dove saranno? Quella non è una farfalla, è una falena. Lunetta! Forse è stata lei a prendere le farfalle. Super Pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città e un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Amaia diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... Jaco! Sì! Connor diventa... I Pizza Box! Vogliamo veramente cercare le farfalle? Sì, e visto che loro volano... A noi tre serve un veicolo volante! Tutti al gufaliante! Lunetta ha preso le farfalle invece di un animale forte e feroce, tipo un leone. Vista gufetta! Amaia, passa! Sono libero! Forza! Amaia fa punto! Eh? È entrata? 3 punti! Eh? Dov'è il mio fischietto? Tempo! Fine partita! La squadra di Amaia vince! Come? Sì! 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 Sì, ce l'hai fatta! Evviva! Sì! Sì! Io ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Wow! Che bello vincere! Sei stata fortunata con quel canestro! No, invece! Faccio centro quando voglio! Dai, giochiamo ancora! Io sono una vincente! Vincente! Qualcuno ha visto il mio fischietto? È difficile fare l'arbitro senza! Ti aiutiamo a cercarlo! Qui sotto non c'è! Neanche qui! L'ha preso qualcuno! Una falena! Lunetta è stata qui! Forse l'ha preso lei! Ma che cosa ci fa Lunetta con un fischietto? Non lo so! Però scommetto che usandolo rovinerà la giornata a tutti! Super Pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città! E un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata! Sì! Greg diventa... Jaco! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! Amaia diventa...
scopetta! Non voglio mai più recitare una poesia di fronte a tutti. Mai più! Eh? Che cos'è questo? Eh? Che cosa succede? Ehi, la mia voce si sta abbassando! E devo recitare la poesia domani! Che stai facendo, Greg? La tua voce è dentro quella scatola? Esiste un solo malvagio della notte in grado di creare una cosa simile. Romeo! Super Pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città e un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Sì! Connor diventa... Gatto Boy! Amaya diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... Jacko! I Ninja Masks! Prendiamo la gatto mobile, è la più veloce! Ci riprenderemo la tua voce, Jacko! Udito gatto! È di qua! Scusa, Connor! Il maestro Feng, qualunque cosa accada, non si arrabbia mai. Questo lo so! So tutto sul maestro Feng! Non mi perdo mai il suo show! È fantastico come non si arrabbi mai! Mi ha insegnato tanto sull'essere un eroe! Salve a tutti! Il maestro Feng è qui! Ma ho brutte notizie! La mia spada è stata rubata questa notte! E finché non verrà trovata, dovrò sospendere il mio show! La spada del maestro Feng è stata rubata! Tranquillo, Connor, forse possiamo recuperarla. Questo è certo! Chi l'ha rubata se ne pentirà! Super Pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città e un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Amaya diventa... Gufetta! Greg diventa... Jacko! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! I Ninja Masks! Bene, ora troviamo quella spada! Aspetta, dobbiamo cercare gli indizi! Perdiamo tempo! Ehi, guardate là! Ottimo! Ora ingrandiamo! Sembrano delle impronte di mini ninja! Andiamo! Muovetevi! È davvero arrabbiato per quella spada! Udito gatto! Ho sentito qualcosa! È di un robot? Sapevo che c'entrava Romeo! Niente paura, Amaya e Greg! Gatto Boy verrà a salvarvi! Udito gatto! Devo averlo perso da qualche parte. Trovato! Yeah! Ero sicuro di averlo in tasca. Eh? Romeo, che cosa hai fatto ai miei amici? Eccoli qui.
ma lavorano per me adesso. Che cosa? Gufetta, Gecko, allontanatevi da Romeo. Negativo. Adesso obbediamo soltanto a Romeo. Sta succedendo qualcosa di strano. Gatto, vai! Non guardare da questa parte. Ah, sì? Allora facciamo un po' di luce su questo mistero. Palle di pelo! Che cosa? Greg! Amaya! Ci ha rapiti mentre stavamo giocando! È stato facile, non avevano i superpoteri. Ma se voi siete nelle gabbie, loro chi sono? Allontanati da loro, Gatto Boy! Il visualizzatore ha parlato di robot. Quindi questi non sono Jack e Gufetta! Ah! No, ma tu hai pensato che lo fossero, mentre sono solo le mie incredibili copie robot. E se non avessi perso il mio circuito, anche tu avresti il tuo. Un circuito stampato? Intendi questo? Il mio circuito stampato! Non fare troppo il furbo, bel gattino. Presto i miei robo Gufetta e il robo Jacko metteranno anche te in gabbia. Domineremo il mondo e tu non potrai più fermarci. Gatto Boy, liberaci, così possiamo aiutarti. Non senza i poteri. Tranquilli, ora vi prendo i pigiamini. Cercavi questi, micetto mocciosetto? Le nostre cose non ci sono più. Come? Ieri abbiamo lasciato qui le nostre cose da mostrare, ma adesso sono sparite. Sparite o rubate? Super pigiamini pronti all'azione. Di notte salviamo la situazione. È notte in città e un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Amaya diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... Jacko! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! I Pizza Mask! Un malvagio della notte non può rubare tutti gli oggetti. Già, non si fa una lezione mostra e dimostra senza mostrare. Resterebbe solo il dimostra. E allora andiamo a riprenderceli. Al gufaliante! Dito gatto! Sento qualcosa laggiù! Falene! Questo significa lunetta! Seguiamole per trovarla! Eh? Cos'è quello? Sembra una luna finta! Atterra su quel tetto basso, così possiamo dare un'occhiata! La mia Jacko torta è sparita! Oh, mi dispiace, Greg. Sì, anche a me. Però possiamo comprare tutti gli addobbi del maestro Fang al negozio accanto. Connor, non vedi che Greg è sconvolto? Guardate! Impronte di mini ninja. Allora è stato il ninja della notte a rubarmi la torta. Ce la riprenderemo, vero Connor? Certo! Oppure... No. Come non detto, è il tuo compleanno, Greg. Super pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città e un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Amaya diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... Sì! Connor diventa... Gatto Boy! I Pizza Masks! Recuperiamo la mia Jacko torta! Alla Jacko Mobile! Ah!
Sapete qual è il bello di una festa a tema, maestro Feng? Giochi guizzanti! Incredibile, è Cameron! Sì, è sonnambulo. Dorme, però è come se sognasse di andare in giro. Dobbiamo riportarlo a letto. Sì, ma senza la tua super velocità e le mie super ali. Se lo svegliamo potrebbe subire un trauma. Sì! Yuhu! Restituisci le marionette, Lunetta! Ah, neanche per sogno, Lucertolino! Falene, fategli vedere di che siete capaci! Ehi, non è divertente! Sì, invece, è il miglior teatro delle marionette che abbia mai visto! Wow, cosa... Complimenti, Lucertolino! Allora, ecco aiuto! Il piano. Aiuto! Jaco? Jaco, tutto bene? Sì, ma prendi le marionette. Super pigiamini, salvataggio! Super gatto a velocità! Prendeteli! Vento da super gomita! Falene, che state facendo? Ben fatto, super pigiamini! Le marionette sono salve? Sì, ma Cameron no! L'abbiamo lasciato solo! Pensavamo che fosse in pericolo! Chi è Cameron? Io volevo solo recuperare le marionette! Ma che ci fa Cameron da queste parti? Chi è Cameron? È sonnambulo! Chi è Cameron? Dobbiamo riportarlo a casa! Sì! Ha bisogno di aiuto più delle marionette! Chi è Cameron? Avanti! Connor vuole solo darti una mano! È quello che fa un amico! Non fa niente! Posso farcela! Non ho bisogno d'aiuto! Non mi sembra molto sicuro, Greg. Ho già detto che non ho bisogno dell'aiuto di me. L'ha reso! Ecco, cercate sempre di proteggermi perché sono il più piccolo. Ma non sono un neonato. So badare a me stesso. Dov'è lo scuolabus? È scomparso! Ma dove sarà finito? Non importa, avverto i genitori di venirvi a prendere. Lo scuolabus è sparito. Chi può averlo rubato? Beh, lo scopriremo subito e lo riporteremo indietro. Super pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città e un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Amaya diventa... Gufetta! Greg diventa... Jaco! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! I Ninja Masks! Prendiamo la Jaco mobile. O il gufaliante, così vedremo lo scuolabus dall'alto. O la gatto mobile, così ci muoveremo super velocemente e lo raggiungeremo in un attimo. Non posso scegliere io oggi? Così vedrete che anch'io so farcela da solo. Non pensiamo che tu non ne sia capace, Jaco. È solo che... Va bene, d'accordo. Prendiamo la Jaco mobile. Alla Jaco mobile! Ehi, questo stavo per dirlo io! Scusa, Jaco, io volevo solo aiutarti. Grazie, ma non ho bisogno d'aiuto. La forza, la collosità e il mimetismo della Jaco mobile sono tutto quello che serve. Ma i super... La mamma ha detto di darla al mio migliore amico, ma voi due lo siete entrambi. Oh, che carino! E in qualità di tua migliore amica ti aiuterò tutte le volte che vorrai ad allenarti con lo skateboard. Oh, io ti farò giocare con i miei videogiochi quando vorrai. Grazie, ragazzi. Ma scegliere tra voi è troppo difficile. Non dovete promettermi niente. Mi dispiace, bambini, ma il concerto è annullato. Cosa è successo? Il microfono d'oro di Jaden è stato rubato ieri notte. Oh no! Jaden canta sempre con quel microfono! È famoso quasi quanto lui! Sì, e non canterà mai senza. Perciò o viene ritrovato entro domani o niente concerto. Mi dispiace! Non posso...
possono annullare il concerto. Un attimo, guardate! Un indizio! Molto bene, e ora scopriamo chi è andato via da qui con il microfono, così il concerto verrà riconfermato. Super Pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città, e un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Amaya diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... Jacko! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! I Ninja Masks! Ok, ragazzi, vediamo se il nostro visualizzatore sa dirci di chi sono le impronte che abbiamo trovato. Tieni, ti ho preso un braccialetto dell'amicizia. Oh, wow, forte! Aspetta, se è per quel biglietto del concerto in più... Oh, dai, andiamo! Tu sei mio amico, perché non dovresti mettere quel braccialetto? Sì, hai proprio ragione, Guffetta, sei la migliore! Non è vero, Jacko? Certo, e il braccialetto è carino, ma è più bello di questo? Un gatto, ed è blu come me, grazie, Jacko! Super presarettile! Hai sentito, Romeo? Dobbiamo riuscire a prendere la fotocopiatrice. Adesso a destra! Guffetta! Super gatto, velocità! Oh! Ora circondiamolo! Super gatto balzo! Usate tutte le vostre ali da Super Gufetta! Gli sfileremo la fotocopiatrice dalle mani! Vento da Super Gufetta! Funziona! Sventolate più forte! Super gatto velocità! Super presarettile! Adesso un po' più forte! No! Gufetta, aiutaci! Presi! Oh, avete vinto, Super Pigiamini! Ma non ho bisogno dei vostri poteri per conquistare il mondo! Vedrete! Ciao, ciao, Romeo! Adesso mettiamo a posto tutti gli oggetti rubati dal capanno della scuola. Super Pigiamini, fate festa! Sarà una bella giornata anche questa! Ciao, ragazzi! Connor, puoi farmi vedere di nuovo la capriola? Certo, ovviamente, se a te fa piacere. E come? La capriola in avanti non è solo la mia specialità. Ed è più divertente se la facciamo insieme. Ops, tocca a me. Ops. Ai mini ninja piace il tuo ritmo. Stanno sfilando con noi. Hai ragione, posso guidarli io. 1, 2, 3, 4. Occhio a sinistra, occhio a destra. Girarsi, indietro e figura 8. E ora salto mortale. Mini ninja, in guardia. Smettetela, mini ninja. Perché? Quelli sono i miei mini ninja, non i tuoi. Seguono solo il ritmo che preferiscono, ninja della notte. Oh, le mie armi appiccicose fermeranno la vostra parata. Se io non posso guidare la parata, nessuno lo farà! Parata! Girare! Allinearsi! Oh! Forse non ho bisogno di un tamburo per la parata, ma posso impedirti di romperlo! Voi Super Pigiamini rovinate sempre tutto! Scusa, ninja della notte, ma questa non è la tua parata, è la nostra! E a tutti piace che sia colorata e divertente! Ed ecco perché ti abbiamo fermato! Oh, mi avete fermato questa volta, ma la prossima volta non sarà di certo così semplice! Oh, è stata la miglior parata del mondo! Quasi, Jacko! Ma domani sarà ancora meglio! Vero, Gatto Boy? Sì, ma prima ridipingiamo i carri e rimettiamo a posto le bandierine. Super Pigiamini, fate festa! Sarà una bella giornata anche questa! Sì! La parata è cominciata! Quanti
Saltastella, saltare! E uno, due, tre! I pigiamasks si nascondono tra gli alberi dietro di voi. Lasciate i gatto boy e catturateli. Ferme lattine! Non andate! È una trappola! Allora, gatto boy, usiamo le vostre invenzioni. Ciao! Ai, ai, oh, ai, oh. Evviva! Sì! Ne arrivano tre. Tutti ai vostri posti. Andiamo, robot! Super pigiapesti, che volete fare? I robot odiano l'acqua. E adesso l'ultimo, super gatto a velocità. Prendi il gatto, robot! No, 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 no! Su, spostati! Oh! È fatta! E ora forza con quei muscoli! Ma se rompe il quadrante luminoso, voi sparirete! Invece non spariremo! Saremo un solo gatto voi tutti insieme! Sarà una vera squadra! Coraggio, Gecko! Muscoli da Super Gecko! Sì! Sì! Questa me la pagherete! Vi siete liberati dei robot, ma non vi libererete di me! Metteremo al sicuro anche questa macchina. Super pigiamini, fate festa! Sarà una bella giornata anche questa! È tornato tutto normale. Anche tu sei tornato normale, Connor. Certo. Allora, a che giochiamo oggi? Giochiamo a pallacanestro. Calcio. A me piace il calcio. Giochiamo a calcio. Perché non scegliete voi questa volta? È colpa mia se Lunetta ha l'auto di Cameron. Non dovevo lasciarla fuori. Tutto a posto, Jacko. Ti aiuteremo a riprenderla. E credo di sapere come. Vieni a prenderci! Quello è mio! Ehi! Oh! Ah! Restituitemi il Lunabord! Tu restituisci l'auto e potrai riaverlo! Va bene! La prossima volta vi batterò, Super Pigiapesti! Jacko? Voglio solo fare un giro veloce sull'auto di Cameron. Un giro solo, ok? Grazie! Per mille camaleonti! Ops, super forza, è colpa mia. Per domani riusciremo a rimetterlo a posto. Super Pigiamini, fate festa! Sarà una bella giornata anche questa! Auto. Scusa, l'avevo persa e la colpa era soltanto mia. Però l'ho ritrovata. Grazie, Greg. Scusa se mi sono arrabbiato con te. Eh? Che è successo al clacson? Mi sembra diverso. Ah, l'ho rotto. Anche questa è stata colpa mia. Ma te ne ho messo uno nuovo. Ah, mi piace. Grazie mille, Greg. Vento da super gufetta! Ehi, i miei semi! Erbaccia inutile! Presi tutti i semi! Ah, sì? Guardate come ne faccio crescere altri! Ora proviamo la tua idea! Le piante normali di solito amano la luce e l'acqua. Forse queste orribili erbacce lunari no! Ha
super pigiamini fate festa! Sarà una bella giornata anche questa! Il premio per il miglior girasole è vinto da... Amaya! Sì! Grazie! Anche a Connor e Greg per i loro consigli. È bene anche sapere quanta acqua dare e quanta luce è necessaria. No, davvero, questo è anche il vostro trofeo. Forte! Campioni! Ancora tu! Ma non mi distrarrai questa volta! Super gatto avanzo! Pigiamasks! Ora devo occuparmi dell'intera città! Oh no! Comincia la festa, gente! Ah. Divertiamoci un po'! Muscoli da Super Gecko! Come? Sì! Ce l'hai fatta, Gecko! Come ci sei arrivato? Sei ancora rallentato! Potrò anche essere lento, ma non lasciandomi distrarre sono stato in grado di arrivare qui indisturbato! Sì, non sono più lento! Guardate! Vai, Gecko, lo so che lo vuoi! Vai, Gecko! Da! Detesto la Gecko Disco! Pigia guastafeste! Arriverà il mio momento! Arriverà il mio momento! Super pigiamini, fate festa! Sarà una bella giornata anche questa! Ciao, Greg! Ciao, ragazzi! Hai portato di nuovo la tua palla! Vuoi mostrarci quella mossa? Puoi scommetterci, ma dopo. Questo non è il momento, siamo a scuola! Hai ragione! Hai imparato a non farti distrarre! Grazie! Super rallentato da 1005! Sì! Tornado roteante! Ce l'hai fatta! Ah! Ora salviamo la festa! Come? Ah! No! Muscoli da Super Gecko! Sai, hai un gran bel ritmo, Lunetta. Davvero? Non lo stai dicendo per finta? Sono serio, mostraci dei passi. Fai i tuoi saltelli e alla fine aggiungi il tornado roteante. Oh sì, mi piace così. Guarda come filano. Gatto Boy è bravo nelle giravolte. Riportiamo a scuola le attrezzature. Lunetta si sta divertendo così tanto che probabilmente non le dispiacerà. Super pigiamini, fate festa! Sarà una gran bella festicciola anche questa! Sei diventato davvero bravo, Connor! Grazie! Oh! Forte! Bei passi, Connor! Sono solo scivolato. Penso che chiamerò questo passo il mio famoso volteggio scivoloso. Rotei su di te, scivoli e continui a volteggiare. Vuole provarci qualcun altro? Sì! Pronti? Bravo! Quella è stata una mossa davvero fortissima! Sì!
Non so che mi abbia preso. Improvvisamente mi sono sentito più forte che mai. Perché volevi salvarci dal pericolo, Jacko. Hai raccolto tutta la superforza che avevi in te. Avete ragione. Ridatemi subito quel medaglione! È mio! Nemmeno per idea, ninja della notte! Ma ho rotto io la roccia, tirandola sulla vostra base! Tu l'hai tirata, ma è stato Jacko a distruggerla con la sua superforza! Ma non ha alcun senso! Come fa una lucertola ad essere più forte di me? La vera forza proviene dal preoccuparsi di aiutare gli amici. E che divertimento c'è in questo? Bene, pigiai in citrulliti, tenetevelo. Tornerò quando meno ve lo aspettate. Mentre voi sarete rispediti al tempio sulla montagna per addestrarvi, mini ninja! Meriti decisamente questo medaglione, Jacko. Grazie, ma viene da molto lontano e la sua leggenda è storica. A chi serve un medaglione in fondo? Lo darò ad un museo, così potrà essere ammirato da tutti. Bravo! E forse c'è un altro modo in cui puoi mostrare la tua forza ancora una volta. Super pigiamini, fate festa! Sarà una bella giornata anche questa! Meravigliosa! Forte! Chiunque abbia rotto quella roccia deve essere super forte. Ma chi sarà stato? È un mistero. Abbiamo rimpicciolito tutte le falene. Oh, sono costretta a rinunciare ai carri. Ma posso ancora prendermi il tuo preferito, lucertolina. Luna Board! Temo che non avrai scampo, Lunetta. Pensi che un paio di lattine possano fermarmi? Devo averti rimpicciolito anche il cervello. Eh? Oh! Non ti avvicinare, tacchino gigante! Muscoli da Super Jacko! Ben fatto, Jacko. Ma adesso come facciamo a rimpicciolire quell'uccello gigante? Bene, basta giocare con l'ingranditore. È ora di riportarlo al quartier generale e riordinare tutto quel caos. Super pigiamini, fate festa! Sarà una bella giornata anche questa! Oh, ma che bell'ordine, Greg! Mi ci è voluto tanto tempo, ma ora è di nuovo tutto a posto e io sono pronto per la parata. Oh oh! Lionel ha ritrovato la telecamera. Siete venuti a veder crollare la vostra torretta? Non finché avrò le ali. Gattoboy, nervi saldi, motore al massimo e seguimi. Quando dico giù, spingi forte la cloche in avanti. Giù! Prendeteli! Ruota e passa in mezzo! Quegli aerei. Jacko, ci servirà la tua super forza! Gattoboy, seguimi! Stammi vicino e resta in quota! Muscoli da Super Jacko! Pronto per l'atterraggio, comandante Gattoboy? Pronto, Capitan Gufetta! Questa me la pagherete, Super Pigiapesti! Vedrete! Forza! Tiratemi giù da qui, mini ninja! Per tutti
camaleonti, Gufetta! Sei davvero la miglior pilota del mondo! Sì, forse, in fondo! Ragazzi, guardate! Ci sono tutti gli altri velivoli! E c'è anche tutto il tempo per riportarli a posto prima che faccia giorno! Super pigiamini, fate festa! Sarà una bella giornata anche questa! Strepitoso! Sì, niente male, ma se ai comandi ci fossi stata io, avrei fatto prima il giro della morte e poi una lunga serie di avvitamenti come questi. Zoom, zoom! Perfetto, ora è il mio turno. Calma e concentrazione. Ben fatto, Gufetta! Che cosa? Fermatevi, pigiapesti! Troppo tardi, Romeo! Jaco, ora blocca il dispensatore! No! Ah! Wow! Super pigiarettile! Presto, attaccatevi a me! Vedi, Romeo? Ti ho detto che l'avremmo recuperato noi. Il mio amato laboratorio, sì, sì, sì! Potrò anche aver perso il treno, ma avrò sempre te, mio amato laboratorio! Adesso riportiamo indietro il treno. E domani alle giostre saranno tutti felici! La prossima volta vi batterò, Pijamask! Non ci ha nemmeno ringraziati per l'aiuto! Non importa, Jaco! Abbiamo salvato il favoloso treno volante! Super pigiamini, fate festa! Sarà una bella giornata anche questa! Che bello il treno volante! Sì. È quasi l'ora! Io ci sono stato su questo treno, ma voglio fare un'altra corsa! Evviva! Sì! Ehi, andate prima voi! Davvero? Grazie, Maya! Aspetto volentieri! E divertitevi! Va un tantino veloce! Oh, guarda un po'! Volete venire anche voi? Ci fa tanto, tanto piacere! Sì, e vi prometto di essere educato! No, 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 no! Non ho più aiutanti! Sono sola! Così non vale! In fondo, però, un po' mi dispiace per Lunetta. Oh, no! Scusate, amiche. Se non cercherò più di sostituirvi, voi rimarrete con me, non è vero? Oh. Ecco, ci siamo quasi, farfalle. Super pigiamini, fate festa! Sarà una bella giornata anche questa! Greg, Amaya, guardate! Se sono delicato e faccio piano... Forte, eh? Ah, quante sciocche farfalle! Sono stato sgarbato. Eh? Ehi, che succede? Non mi piace il solletico. È perché le trattate male, Cameron. Sii gentile. E ora che faccio? Ora hai delle nuove amiche farfalle. Beh, in fondo le farfalle sono forti. No, Robot! Aspetta! Fermo! Oh, 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 oh! Yuhu! Alla
Alla fine il libro della bella saetta è stato molto utile. Alzati, brutto pezzo di metallo! Ai. Grazie, padrone. Adesso mi sento che molto cosa? Meglio. Buffetta non è il tuo padrone, sono io! Buffetta è un genio. Per tutti i baffi felini, forse la caduta ha reso più intelligente il tuo robot, Romeo. Vero? Ben fatto, robot. Adesso prendi il cattivo e obbedisci a noi. Ah! Mettimi giù! Fa tornare questi libri normali. Per tutti i camaleonti, è il mio libro preferito. Devo dire che questo libro sulla bella saeta non è poi così male. Romeo, adesso ti piace leggere? Come? No! Rovesciata e calcio distruttore. Ai. Avete di nuovo rovinato i miei piani, Pyjamasks, ma io tornerò! Guardate, se ne sta andando! Lo prendo io, Pyjamasks! Che cosa? Ah! Ben fatto, robot! Adesso dobbiamo sistemare i libri. Già, così tutti potranno leggere i loro racconti preferiti. Super pigiamini, fate festa! Sarà una bella giornata anche questa! Evviva, i libri sono tornati! Adesso è l'ora della lettura! Guardate, c'è il nuovo libro della bella saetta! Vuoi leggerlo anche tu, Amaya? No, io oggi leggerò questo libro, che parla solo di Goofy. Un gatto e una lucertola sul mio pogo Dozer! Ma che bravi! Esatto! Guarda che sa fare Gecko! Eh? Come? Adesso siete capaci ad usarlo! È mio! Funziona! Dove andate? È il mio turno adesso! Ridatemelo! Ti do un consiglio! Eh? Va a riprenderlo! Ah! Adesso, Gatto Boy! Ehi, lasciatemi andare! Smettetela! Vai, Gufetta! Wow! Eh? Ottimo lavoro, Super Pigiamini! E che bei salti col fuoco! Gecko, sei meglio dei miei baffi! Non è giusto! Non ho voglia di camminare quando governerò il mondo! Beh, forse potresti saltellare. Attento però, è difficile se non sei una lucertola molto dotata! Oh, non importa, Pyjamasks! È il mio pogo Dozer e io lo posso usare come voglio, perché... Oh! 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 Allora, devo riparare il buco prima che sia giorno. Ti aiutiamo noi. Che dobbiamo fare? Grazie. Ma è colpa mia se il muro è rotto. Lo riparerò da solo. Con la super gatto velocità. Super pigiamini, fate festa. Sarà una bella giornata anche questa. Ci sei andato vicino. Prova di nuovo. No, adesso tocca a Greg. Oh, sì, grazie. Ops. Ve la siete cercata, Super Pigia Festi! Dite addio al vostro fumetto! No! Super Gatto Balzo! Oh! Oh! Oh no! Sei troppo pesante! Non ce la faccio più! Grazie, Gecko! Non c'è di che! Tutta fortuna! Stavolta però avete lasciato la porta spalancata! Perciò vinco io, Super Pigiapesti! Dimentichi qualcuno! Lasciami andare, lucertola sleale! Solo quando la base sarà sicura e la porta sarà chiusa! E ora posso liberarti. Sì! Non ci credo, battuta da una lucertola con il raffreddore. Anche se deve restare al caldo e ha un super raffreddore. Gecko fa parte della squadra. Andiamo, Falene. La prossima volta non mi fermerete, Super Guastafuoco.
Povero Greg, ha recuperato il primo numero della bella saetta, ma il raffreddore è peggiorato. Dovrà restare a casa per un bel po'. Facciamo in modo che non si annoi. Ciao Greg, come stai? Sto alla grande. Restare a casa è divertente. Ho inventato il mio supereroe dei fumetti, guardate! L'incredibile bimbo starnuto! Sa lanciarsi all'indietro con i suoi super starnuti! Vista, buffetta! Oh, ma che combini? Qualcosa mi fa il solletico! Sì, yuhu, sono di nuovo grande! Oh. No! Lascialo! Muscoli da Super Geco! Sì! Mini Ninja, prendete il restringitore! Goffetta, il pannello dei comandi! Ehi! Ehi, può anche ingrandire le cose! Sì! Mini Ninja, lasciali stare! Va a prendere il restringitore! Via! Veloce, veloce! Ottimo lavoro, Pigeon Masks! Adesso dobbiamo riportare tutto a grandezza naturale. Rimpiccioliamo il restringitore fino a che non sarà completamente scomparso. Sì! Super pigiamini, fate festa! Sarà una bella giornata anche questa! Avevi ragione, l'hai superata la linea. Puoi andare a giocare nell'aria dei grandi. Sì, ma preferisco giocare con voi finché non potremo andarci insieme. Forza, andiamo sulla giostra ora. Prima che diventi troppo grande. Sì! Benvenuti al più bello spettacolo dei ninja in TV! Non crederete ai vostri occhi! Lo spettacolo è finito, ninja della notte! Rendici la spada! Non farmi ridere, micetto! Finché la spada resta in mano mia, voi Pigeon Masks non avete possibilità! Non provare a sguainare quella spada, ninja! Solo il maestro Fang può farlo! No, resta calmo, Gatto Boy! Ehi, mini ninja, come mai voi non potete giocare con la spada? Magari non siete all'altezza. È troppo prestigiosa per voi, vero, ninja della notte? Come no? Non è come pensate, è solo che io sono più bravo di voi a maneggiarla. No! Fermi! Fermi! Basta! Lasciatemi! No! La mia spada! Tu, smettila di riprenderli. Io sono la stella dello show. Sì! Smettetela di urlare! Voi mini ninja mi avete fatto arrabbiare! Bel lavoro, ragazzi! Super pigiamini, facciamo festa! Siamo stati calmi e abbiamo tenuto testa! Vediamo se lo show del maestro Fang è tornato. Bentornati, seguaci di maestro Fang. Uno speciale ringraziamento a chi ha ritrovato la mia spada. Sì, chiunque sia stato. Non hai ancora una tecnica perfetta, ma non arrabbiarti. Sì, non serve arrabbiarsi quando si sbaglia, giusto? Non preoccupatevi, riproverò fino a riuscirci. È ora di soffiare la candelina. Cos'è questo baccano? Ricordate, chi arriva primo vince! Ho vinto! Che stanno facendo quei pigiatontoloni? Forse stanno inventando un nuovo gioco. Dai, facciamo un altro giro. Sono nella Geco Mobile, perciò ho vinto io! Cosa?
Oh, grazie, Gatto Boy. Basta, Mini Ninja! Non c'è niente da ridere! Andiamo! Non finisce qui, guastafeste! Autopulizia! Senza quell'optional non l'avrebbe mai fatta esplodere nella sua giacomobile! Super Pigiamini, fate festa! Sarà una bella giornata anche questa! Yeah! È una festa davvero bellissima, Greg! Grazie! I palloncini del maestro Feng? Pensavo che tu preferissi Jackie! Infatti! Ma questi sono per te! Wow! Grazie, Greg! Li terrò per il mio compleanno! Darò una festa a tema maestro Feng, ve l'ho già detto! Con gli addobbi del maestro Feng, la torta del maestro Feng, i giochi del maestro Feng! Oh, oh! E la musica del maestro Feng! Cameron. No! Luna Board! Aspettate, devo recuperare il mio Luna Magnete! Vieni a prenderlo! Torna qui e ridammi il mio Luna Magnete! Ho nascosto il Luna Magnete così bene che Lunetta ci metterà un secolo a ritrovarlo! E ora portiamo subito a letto il Russosauro! Super Pigiamini, fate festa! Oh, scusate, va bene, non perdo tempo! Sarà una bella giornata anche questa! Ehi, Cameron, che stai facendo? Niente, cioè, è più difficile di quel che sembra. Sì, aspetta, ti faccio vedere io. Guardate, sta camminando! Forte! Sì, e ha sentito il profumo di un buon biscotto! Uno, due, tre, quattro, muovi il capo come un ratto! Lunetta ha già scatenato la festa lunare! Andiamo! Grazie per l'invito, Lunetta! Benvenuti alla mia festa! Aspetta, ma quelli non sono gli altoparlanti della scuola? Sì! Hai preso in prestito le attrezzature scolastiche! Non le ho prese in prestito, le ho rubate! Per la nostra festa danzante! Contenti, Super Pigiapesti? Non si parla così ai propri ospiti! Ospiti? No! Gli ospiti possono andarsene quando vogliono! Ma voi, ragazzi, beh, capirete tutto quando vedrete questo! Siete in trappola, Pigia Guastafeste! Non c'è via d'uscita dalla mia cupola lunare! E io che pensavo volessi fare pace! No, mi dispiace! Oh, riguardo a questa cupola, è tutta intorno a voi, sopra di voi, e si estende nel suolo per un bel po'. Mentre siete in trappola, prenderò tutto quello che resta dalla scuola di danza! Come? Non voglio che nessun altro si diverta ballando! Solo io potrò farlo alla mia festa! Gli sparpallanti! Il ballo verrà cancellato se ruberà tutte le attrezzature! Non potremo esibire i nostri passi! Jackie Guzzanti, ci tenevo tanto a far vedere il mio robot! Noi non possiamo permettere a Lunetta di rovinare la festa a tutti! Dobbiamo uscire di qui! Ci penso io! Muscoli da Super Jacko! Non ce la faccio! È impossibile volare fuori! La cupola prosegue nel suolo, quindi non possiamo passare sotto. Fa una giravolta super veloce, così puoi scavare un tunnel sotto la cupola. Che idea fantastica! Sarebbe come fare il tornado roteante, Gatto Boy. È vero, io penso che siano più o meno simili. Dovresti solo fare un po' di pratica. Non ho intenzione di riprovarci. È stato troppo imbarazzante. Pensiamo ad un'altra idea. Te la caverai. Te lo mostro ancora, dai. Sulle punte dei piedi.
Andiamo! Non dovremmo orientarci verso il centro città. Che fretta c'è? Abbiamo un sacco di tempo! Capita? Si sta prendendo una piccola pausa. Ok, ecco il piano. Romeo non ci rallenterà tutti se ci separiamo. Goofet e io attaccheremo Romeo frontalmente. Jaco, tu resterai nascosto finché non ti darò il segnale. È tutto chiaro. Niente distrazioni questa volta. Ok, velocità massima! Guarda questo, robot! Nulla è troppo veloce per Romeo! Un frisbee al rallentatore? Ma è fantastico! Ora tu! Jaco, sta attento! Corri! Ah! Ops! Non sei stato abbastanza svelto, Jaco! Devo imparare a restare più concentrato! Addio, Pigiamasks! Me ne vado in centro! Credetemi, sarà divertente! Come ti senti? Sto bene, sono solo super lento. È tutta colpa mia. Se non avessi continuato a distrarmi a quest'ora, avremmo già catturato Romeo. Continuate senza di me. Nemmeno per idea, Jaco. Siamo una squadra. Hai ragione, Gatto Boy. Sarò anche lento, ma se mi concentro posso ancora aiutare. Facciamolo. È il momento dell'eroe! Sì! Ragazzi, ho bisogno che qualcuno mi trasporti, però. Pigiapesti! Sono bloccata ancora! Oh, che peccato! Ali sfarfallanti! Presa! Muscoli da Super Jaco! Lascia andare i miei amici, lunetta! Ehi! Riprendete il mio luna magnete! Quasi libero! Non penso proprio, zampe di lucertola! Jaco, attento! Ehi! Fiori lunari, crescete! Rilasciate altri semi, così non ci sarà più spazio per altri fiori sul pianeta! Scavare decisamente non ha funzionato. No. Ehi! Chissà che cosa succederebbe se la innaffiassimo. Innaffiarla? È così che crescono le piante. Ma non è una pianta, ricordi? È una strana erbaccia lunare. Magari se la innaffiamo si seccherà. Aspetta un attimo, questo tubo mi ha dato un'idea. Potremmo attorcigliare il tubo intorno alla cima dell'erbaccia ed estirparla. Goofetta, non ne sono sicuro. Lasciami provare. So che non ho frequentato il vostro corso, ma me ne intendo di giardinaggio. Goofetta, aspetta! Eh? Ehi, tu, pennucci! Ecco, e ora devo semplicemente tirare! Ferma lunetta, Gatto Boy! Jaco, le falene! Shop! Falene! Goofetta, attenzione! Wow! Presto, Jaco, porta il lunaboard lontano da lunetta! Ma non ho mai volato su un lunaboard! Non lo so fare, non ce la farò mai! Tanti saluti, gattino! Io mi agolo via da qui! Jaco, è tutto a posto? Sì, sapevo che non sarei riuscito a farlo volare. Scusate. Sta tranquillo, ora seguiamola. Non possiamo usare il gufaliante là in mezzo. Goofetta, tu seguila in volo e noi invece corriamo. Presto, presto! Andiamo, lunedì!
perché io non voglio farlo. Vieni a prenderli se pensi di farcela. Ehi! Quel pacco è mio, gallina! No, 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 no! Ragazzi, devo pesare di più per farla scendere. Super gatto basso! Ah, di nuovo il gatto rompiscatole! Chissà se è vero che i gatti cadono sempre sulle zampe. Gatto boy! Falene! No! Arrivo! Jacko, sali sull'Unaboard e portalo via! Devo salirci ancora? Ma non sono capace! Coraggio, Jacko! Ci riuscirai! Basta solo che tu ci provi! Oh, serpenti sibilanti! È più difficile che patinare sul ghiaccio! Che cos'è? Vista gufetta! Guardate, è il laboratorio di Romeo! Sì, è davvero uno spazzo! Ecco, lo sapevo che dietro c'era lui! Cosa ha messo sul davanti? Io direi che è una macchina ghiacciante. Inseguilo, gufetta! Mi chiedevo quanto ci avresti messo ad arrivare, super pinciamini da strapazzo! Che stai combinando, Romeo? Non ti sembra ovvio? Trasformo la città in un parco di montagne russe ghiacciate per il mio nuovo laboratorio Toboga! Il mio Laboga! Quasi preso! Se vuoi giocare a Luna Park, Romeo, posso usare i miei muscoli da Super Jacko per spingere il laboratorio. Non voglio solo divertirmi, anche se la cosa è divertente. Mentre voi e gli altri sciocchi continuate a scivolare di qua e di là, io conquisterò il mondo intero! Romeo vuole conquistare il mondo intero? Oh, è ripida! Svolazzanti, non ci passiamo! Ora a terra! Dobbiamo fermarlo prima che ricopra di ghiaccio ogni cosa! Si scivola tanto! Grazie, Jacko. Oh! Ehi! Perché Lunetta ha preso le farfalle invece di un animale forte e feroce? Tipo un leone! Vista gufetta! Farfalla! Deve essere scappata da Lunetta! Dobbiamo dirle di seguirci! Ehi, farfallina! Vuoi volare con me? Andiamo, ti porto a casa! Eh? Che bei colori, amica farfalla! Dei miei tu quali preferisci? Questo qua? O questo qua? Ah, qui ci vuole troppo! Serve un po' di super gatto velocità! Ehi, cos'è successo alla... L'ho presa! Che c'è? Sei stato sgarbato, Gatto Boy. Ora lasciala libera, così le fai del male. Ma questo è il sistema più rapido. E ce ne sono altre da prendere, guardate! Ok, ma noi proviamo ad aiutare quelle. Forza, volate con me. Dai, andiamo. Vi piace il rosso? Il verde? Il blu? O tutti insieme? Oh. Super gatto a velocità! Una, due, tre! Sì, per tutte le code di gatto ci so fare! Che c'è? Gatto Boy, puoi essere delicato! Fai sentire quelle farfalle molto infelici! Ma le sto aiutando! Allora, dov'è Lunetta con tutte le altre? Guardate! Sono le sue falene! Volate via! Non ho più bisogno di voi! Andiamo, Super Pigiamini! In azione! Non voglio...
voglio mai più recitare una poesia di fronte a tutti. Mai più! Eh? Che cos'è questo? Eh? Che cosa succede? Ehi, la mia voce si sta abbassando e devo recitare la poesia domani. Che stai facendo, Greg? La tua voce è dentro quella scatola? Esiste un solo malvagio della notte in grado di creare una cosa simile. Romeo! Super pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città e un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Sì! Connor diventa... Gatto Boy! Amaya diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... Jacko! I Ninja Masks! Prendiamo la gatto mobile, è la più veloce! Ci riprenderemo la tua voce, Jacko! Udito gatto! È di qua! Udito gatto! Ho sentito qualcosa! Ah, ah! Chi è in televisione ora? Io, esattamente! Ottimo! Ora riprendetemi di profilo! Quella è la spada del maestro Feng! Restituiscila! Oh, ecco il piccolo micetto mocciosetto. Non ci contare. So usare questa spada molto meglio di quell'incapace del maestro Feng. Il che significa che il mio show sarà migliore. Ok, Gatto Boy, qual è il piano? Ah, super gatto a velocità! Gatto Boy! Voi, Pigiamasks, non siete affatto preparati questa volta! Gatto Boy è così arrabbiato che non ci ha detto il suo piano! Noi che cosa dovremmo fare? Non lo so! Seguiamolo! Via! Super Jacko Mimetismo! Forza, Mini Ninja! Attenzione! Aia! Falle appiccicose! È il momento per il mio fantastico ninja show e non ci saranno biglietti per i Pigiamasks perché non possono applaudire. Non andrai via così! Davvero? Ma è quello che faccio! Vado via! Proprio così! Ciao ciao! Incredibile, è Cameron! Sì, è sonnambulo. Dorme, però è come se sognasse di andare in giro. Dobbiamo riportarlo a letto. Sì, ma senza la tua super velocità e le mie super ali. Se lo svegliamo potrebbe subire un trauma. Sì! Yuhu! Restituisci le marionette, Lunetta! Ah, neanche per sogno, Lucertolino! Falene, fategli vedere di che siete capaci!
marionette. Sì, invece, è il miglior teatro delle marionette che abbia mai visto. Wow, cosa... Complimenti, Lucertolino. Allora, ecco aiuto! Il piano. Aiuto! Geco? Geco, tutto bene? Sì, ma prendi le marionette. Super pigiamini, salvataggio! Super gatto a velocità! Prendeteli! Vento da super gufetta! Falene, che state facendo? Ben fatto, super pigiamini! Le marionette sono salve? Sì, ma Cameron no! L'abbiamo lasciato solo! Pensavamo che fosse in pericolo! Chi è Cameron? Io volevo solo recuperare le marionette! Ma che ci fa Cameron da queste parti? Chi è Cameron? È sonnambulo! Chi è Cameron? Dobbiamo riportarlo a casa! Sì! Ha bisogno di aiuto più delle marionette! Chi è Cameron? Oh. Serpenti sibilanti! Gatto Boy, stai bene? Sì! Come vi dicevo, è facile! Perché non usi la super gatto velocità per distrarre Lunetta mentre io recupero la mongolfiera? No, ce la posso fare. La mia abilità di volo oggi salverà la situazione. No, invece, è troppo pericoloso. È tutto a posto, ce la faccio, volo benissimo. Bufeta, Gatto Boy, ha importanza chi vola. Adesso no, Geco. Aspetta. Ok, voi due continuate a litigare. Io riprendo la mongolfiera. Non è necessario che voli, Gufetta. Sono già così bravo io, giusto, Geco? Ehi, è sparito. Vola da lui! Gatto Boy, aspetta! Tranquillo, Geco, ora ci penso io! Cosa? Oh, il micetto vuole prendere un'altra lezione di volo! Eh? Ma che succede? Ah! Gatto Boy! È Lunetta che lo fa volare in questo modo! Vediamo! Vista Gufetta! Sì, è lei! Sta usando il Luna Magnete! Aspetta un attimo! Sapevo di aver già visto quel monopattino! È un Luna Board camuffato! Hai mandato tu il monopattino a Connor e la prozia Cynthia non esiste, vero? Lo stai controllando dall'inizio! No, non è vero! L'hai appena fatto! Ok, alla fine l'avete capito! Ma è troppo tardi! Non prenderete il mio pallone lunare perché dovrete aiutare quel gattaccio! Aiuto! Visto come ho raggirato il micio, Falene? È uno spasso! Andiamo, Geco! Dobbiamo salvare Gatto Boy! Chi ha detto che i gatti non volano? Ora ho da fare! Quando lo raggiungeranno, io e il pallone lunare saremo molto lontani! Voliamo, Falene! Cos'è successo al lampione? Usa la tua vista, Gufetta! Forse c'è un malvagio! Geco! Ti credevamo un malvagio! Io volevo soltanto dirvi che Lunetta è andata verso la scuola! Perché non hai usato i super comunicatori? Ho pensato che vi servisse aiuto! Non guarirai mai da quel super raffreddore se non resti al caldo! Io... Lo so, torno alla base. Ok, noi invece andiamo alla scuola. Avvisaci se vedi qualcosa. Significa che c'è Lunetta. Ma è proprio qui fuori. Dovrei avvisare gli altri. Però se la seguo, posso scoprire che stanno tramando. Sì, questa è l'idea migliore. Ehi! Devo seguire quella farfallina e mi porterà dritto da Lunetta. Aspettami, farfallina! Thank you.
fare. Un po' più a sinistra e sarò pronto a incidere la mia immagine sulla luna. Non vedo l'ora, padrone. Smettila, Romeo. Ti concediamo l'ultima possibilità di restituire il telescopio. Allarme intruso. Allarme intruso. Grazie, ho capito. Deve essere quel furbetto camaleontico. Peccato che arrivi tardi. Guarda, ora intaglio la mia splendida faccina sulla luna. Muscoli da Super Gecko! Oh! Che succede? Siamo solo io e i miei muscoli da Super Gecko! Ho un laboratorio rimbalzante e un robot! Voi dilettanti non potete fare niente contro di me! Io vi ho superati! Hai ragione, ma dovevo solo distrarti. Era la prima parte del piano. Nella seconda parte arrivano i rinforzi. Questa non te l'aspettavi, Romeo? Cioè, vi siete alleati con Lunetta? Sì, perché vuole fermarti proprio come noi. Lascia perdere la luna, Romeo! È mia! No, mai! È arrivato il momento della terza parte del piano, Lunetta. Ricevuto. Attacco solletico! Basta! Fermalo, robot! Nessuno sfugge al mio raggio lunare! Nemmeno tu, robot! Affermativo! Le falene, Lunetta, Romeo e anche il robot sono tutti occupati. Siamo pronti per un'altra parte del mio piano. Muscoli da Super Gecko! Preso! Non posso puntare il mio laser senza il telescopio! Ok, ora basta, solletico! Show! Show, via! Attenzione, laboratorio rimbalzante! Prendi il telescopio, robot! Troppo tardi, robot! Super gatto velocità! Fatto! Errore di calcolo, errore di calcolo! Non può essere! È finita, Romeo! Il telescopio non può aiutarti! La 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 la. Sembrerebbe quella sciocca lucertola! Oh no, Gecko! Tu prendi questo, gallina! Super gatto velocità! Restituisci subito quel microfono, lunatica sciocchina! Ho la coda bloccata! Mai! Io non posso andare al concerto di Jaden Houston! Così non ci andrà nessuno! Col microfono dorato io faccio quello che mi va! Presto! Seguiamo Lunetta! Aspettate! Ho bisogno di aiuto con la coda! Io voglio quel biglietto! Ti aiuto? Però lo voglio anch'io! Muscoli da Super Gecko! Ti senti bene, gufetta? Sì. Bene, allora chi vuole aiutarmi a prendere Lunetta? Io! Riesci a sentire qualcosa, Gatto Boy? Magari un uccellino che ti dice a chi regalare quel biglietto in più? È dura decidere, sì, perché siete miei amici. Che c'è lì? Fantastico! È il tuo pupazzetto della bella saetta! Oh, non puoi immaginare quanto l'ho cercata, ma... Puoi tenerla tu se ti piace così tanto. Grazie, sei molto gentile. Non è vero, Jack? Io pulirò la tua cameretta per un mese. Wow! Gatto Boy! Complimenti, ninja! Oh, sì, come avevo previsto, ho stravinto. E il ninja della notte stravince sempre. Sono in vantaggio di una gara e ne mancano soltanto due. Beh, questa è andata, ma farò in modo di vincere la prossima. Ora si passa alla gara numero due. Ma non capisco come si possa correre legati in questo modo. Che vuoi che sia? A me sembra facile. Ehi, ma così non vale! Posizione ammessa. Che vi aspettavate? Sono scorretta io. Pronti? Ai posti, via! Avete trovato la coppa? Continuate a cercarla, la voglio!
Gatto Boy, devi fare il tuo super gatto balzo mentre io spicco il volo. Così insieme solleveremo Geco. D'accordo, ma sbrighiamoci. Al tre, uno, due. Aspetta, Gatto Boy! Sono super forte, ma non super elastico. Dai, riproviamo, però non scattare. Ok. Bisogna camminare in modo sincronizzato. Un, due, 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 un, due. E tre palle appiccicose! Oh, imbroglione d'un ninja! Tranquilli, siamo ancora in corsa. Al tre, uno, due, tre! Un, due, un, due, un, due, un, due. Cosa? Hai detto che c'era tempo di fare una pausa! Avevi ragione, stiamo vincendo! Eh? Però dobbiamo accelerare un po' in questo ultimo tratto, forza! Oh no! Calmatevi, ragazzi! È solo un vecchio fossile, ci troviamo nel museo! Basta col tablet, gufetta! Non funziona! Gatto Boy ha ragione, dobbiamo occuparci noi di fermare Romeo, prima che sia troppo tardi! Il tablet si è sbarazzato del robot, solo non come immaginavo! Aspettate di vedere cos'altro può fare! Ma dobbiamo... Andrà tutto bene! Venite! Vedete? Il robot non c'è! Lo starà ancora riparando! Tutto grazie al mio tablet! Mentre il robot è in ricarica, io riuscirò ad accendere il visualizzatore da solo! Finalmente ho trovato l'interruttore di riserva! No! Aha! The Super Pigiapesti! Guardate qua! Scordatelo, Romeo! Il mio tablet ti fermerà! Ah, davvero? Ma non se io attivo il campo di forza! Beh... io posso disattivarlo. E io posso riattivarlo. Spento! Acceso! Spento! Acceso! Spento! Acceso! Spento! Acceso! Spento! Acceso! Dai, dai, dai! Piano, gufetta! Il visualizzatore è delicato! Non devi esagerare! Va tutto bene! Dobbiamo entrare! No! Il mio tablet! Cosa ho fatto? Oh! La funzione razzo spaziale della base è per... massime catastrofi e vere emergenze soltanto! Perché accontentarsi di una semplice base quando si può avere una base spaziale e volare a velocità supersonica? Grazie dell'aiuto, Pennuta Rincitrullita, ma nessuno di voi tre volerà insieme a me! No! Ah, i Pigia Masks! Siete venuti a vedere il mio raggio antigravitazionale in azione? Raggio antigravitazionale? Esattamente! Ogni oggetto colpito dal raggio diventa sempre più leggero finché alla fine non fluttua via! Guardate questo! Sempre più in alto! Presto sarò l'unica persona ancora a terra! E allora dominerò il mondo! Non ci riuscirai mai! Ah sì? Ho già mandato in aria la vostra base! E indovinate? Ora tocca a voi! Dobbiamo trovare un riparo! Presto! Ehi ragazzi, aspettatemi! Io non so né volare né correre veloce! Geco, attento! Super gatto velocità! Bene, Geco, ecco il piano! Mentre io e Guffetta distraiamo Romeo, tu prendi il suo raggio! Che cosa? Ma non so né saltare né volare! E se non ci riesco, magari potrei recuperare la nostra base imparando a volare! Mi preparo per decollare! Geco, che cosa fai? Eh? Vuoi provare a volare, eh? Ecco, forse un genio può aiutarti. Mancato! Hai preso solo le mie ali! Wow! Ora sì che posso volare! Ma non nella direzione in cui voglio! Ragazzi, aiuto! Vai, gufetta! Tieni duro, Geco! Sto arrivando! Grazie, gufetta! Figurati, ma
Ma volare non è la scelta giusta. Perché non hai usato il mimetismo? Il mimetismo? Davvero? C'è sempre un modo per risolvere i problemi. Oh! Che succede? Il vento da super gufetta! Ciao, Romeo! Vento da super gufetta! Preferisco usare il mio di vortice! E il mio super treno è finalmente pronto per poterlo fare! Che succede, Pennuta? Sotto sopra, un'altra volta! Fiume svolazzanti! Non riesco a fermarmi! Mi schianterò! Super gatto pazzo! Muscoli da super geco! Ci è mancato un pelo! Come facciamo con Romeo e le sue macchine? Ora sono tutte pronte! Sì! Adesso sono tutte funzionanti! E con il mio telecomando le controllerò tutte! Il mio lavabo congelerà, il mio robot impuzzolentirà e se proverete a fermarlo vi rallenterà! Mentre vi occuperete di quello, io giocherò con il mio trenino! Ciao ciao, super pigiapesti! Peccato non aver fatto quella mossa. Sì, lo so. Avevi ragione, Gatto Boy. Io avevo solo paura di sbagliarla. Ma ti avremmo aiutata. Ero troppo imbarazzata. Sai che c'è? Non sono sicuro di aver capito la nostra mossa. Tutte queste linee disegnate ci confondono un po'. Per questo aggiungeremo qualcos'altro. Questo! Eh? Quando saremo in posizione faremo quel segno e dopo tu farai la tua ruota. Avrei dovuto dirvi la verità. Romeo non ci avrebbe mai visti arrivare. E non ci vedrà. Potete scommetterci. Facciamo quella mossa. È il momento dell'eroe! Super treno, fa del tuo peggio! Romeoville, preparati a sorgere! Carica! Hey, Romeo? È troppo tardi ormai, micetto mocciosetto! Il mondo è mio! Rimetti tutto a posto, ninja della notte! Sappiamo che vuoi provare di essere un grande artista, ma rubare è una cosa sbagliata! Oh, per favore, come se tu potessi fermarmi! No, lo farò io! Ehi! Gufeta, riparta dentro il resto della vernice! Noi ci occupiamo delle opere d'arte! Prima, devo occuparmi del ninja della notte! Che cosa stai facendo? Metto la pittura nel serbatoio di Lancio! Lui ha rovinato la mia scultura e ora è il suo turno! No! Gufeta! Molto carino, Pennuta! Ma la vernice non mi fermerà! Allora ti fermerò così! Gufeta, vuoi aiutarci? Grazie, ma spruzzare vernice ovunque avrebbe potuto rovinare i lavori artistici! Non vuoi che quel che è successo al tuo lavoro succeda anche a quello degli altri? Io non stavo mirando alle opere d'arte! Volevo ricoprire il ninja della notte di vernice! Ma mi vendicherò la prossima volta! Ora devo solo capire dove è diretto! Forse starà cercando altre opere d'arte da rubare. Quindi qualche posto con molte opere d'arte. Certo, come il museo! Andiamo! Tu e tu, lucidate il mio capolavoro. Il resto di voi, invece, nasconda quei dipinti all'interno del museo. Che meraviglia! Che creazione! Che spettacolare esemplare! Sono il migliore artista che sia mai esistito! Quello è ciò che credo che sia! Una statua gigante del ninja della notte! Mi avvicino per una visuale migliore! Gecko mobile mimetizzazione! Favolosa! Wow. No, è orribile! Attenti! Non voglio che rompiate il mio capolavoro per errore! Come avete rotto quella statuina della... Un inganno? Uffa, io volevo un bel gelato! Me lo pagherete, super pigiamini! Super presa rettile! Gecko! Voi tre non imparerete mai! Torna qui, Romeo! Cosa? E ci sei cascato! Ancora! Gecko, attento! Giochi guizzanti! Ah!
fare un'altra cosa. Cos'è questa puzza tremenda? La puzza del formaggio lo costringerà sicuramente a uscire dal museo. Lo spero proprio! Io non riesco a sopportarla nemmeno da quassù! Non ce la faccio! Mi serve un po' d'aria! Romeo è all'esterno! Jacko, no, aspetta! Questa volta ti prendo, Romeo! Cosa? Credo proprio di no! Il meteo di questa notte prevede... puzza! Spray super iperpuzzone! Jacko, va tutto bene? E ora è il momento della super super puzza! Jacko! Che intendi fare, ninja della notte? Rubare lo squalobus non ti basta? No! Con questi super pneumatici, il mio ninja bus può arrampicarsi, scendere e sfrecciare ovunque! Molto meglio della tua tartaruga mobile! La Jacko mobile è migliore del tuo ninja bus, te lo dimostrerò! Come pensi di riuscirci, se la tua vettura è già mia? Cosa? No! Scendete subito dalla Jacko mobile, ninja dispettosi! Super gatto a velocità! Vento da super cuffetta! Non credo che perderò altro tempo con queste tre super pigiapesti! Andiamo, mini ninja! Torna qua, ninja della notte! Perché hai fatto ancora di testa tua? Non possiamo aiutarti se continui a muoverti da solo. Per poco non ti sei fatto rubare la Jacko mobile. Sì, ma poi ho risolto. Se voi non foste così impegnati a occuparvi di me, a quest'ora quel ninja bus sarebbe già nostro. Eccolo là! Mm? Va bene, andiamo. Tranquilli, ci penso io. E non ho bisogno d'aiuto. Più svolazzanti, Jacko! Aspetta! Ecco, ci risiamo. Gatto Bay e Goffetta non devono preoccuparsi. Catturerò quella peste di un ninja. Si dirigono verso la scuola! Li raggiungo! Gatto Boy, abbiamo perso? No, ce l'ho fatta! Abbiamo vinto! Già, questa è una brutta notizia! È tutta colpa vostra, sciocchi mini ninja! Bene, una gara è stata vinta dal ninja della notte e una dalle super pigiapesti. Quindi, chi si aggiudicherà l'ultima prova vincerà la coppa! Non possiamo perdere! E visto che voi, inutili falene, non l'avete ancora trovata, dovrò pensarci io. Buone notizie! Parteciperò anch'io alla gara! Hey! Tranquillo, non preoccuparti. Farò in modo che sia tu il vincitore. A meno che non sia costretta a batterlo. Non avevi detto che avremmo gareggiato anche con Lunetta? Te la sei cercata, Pennuta. Avete accettato che fosse l'arbitro, perciò ha detta lei le regole. Allora, ogni squadra può scegliere chi far correre in equilibrio su una di queste palle giganti. Io! Nessuno ha più equilibrio di un gatto. Va bene, però ricorda, è meglio andar piano. Ai vostri posti, pronti e via! Oh! Se vogliamo vincere la Coppa dei Bambini, devo accelerare. Super gatto velocità! Vado troppo veloce! Non riesco a fermarmi! Oh! Ah-ha!
la gufetta! Eccolo là! Yuhu! Ok, Jaco, io mi intrufolo nel laboratorio da sotto, tu entrerai da sopra. E prenderemo il controllo prima che Romeo si accorga della nostra presenza. Super gatto balzo! Forse è stato il vento! Gatto Boy fa un balzo felino sul tubo ghiacciato e si arrampica con le sue super... Niente può battere Gatto Boy! Perché ci hai messo così tanto? Povero gattino! Ora vattene dal mio laboga! Gatto Boy, attenzione! Freddo! Mi muovo! Liberami, Romeo! Gufetta, forse potrei fermarlo io, Romeo! Guarda! Non scherzare, Jaco, torna qui! Gatto Boy, che cosa facciamo? Non vi preoccupate per me, non deve fuggire! Presto, fermatelo! Non riuscite a stare al passo, vero Super Pigiamini? Oh, saremo anche tre supereroi! Ma ora Gatto Boy è un super cubetto di ghiaccio! Dobbiamo pensare a un piano, Jaco, e alla svelta! Ma è da prima che cerco di dirtelo, io... Ehi! So che cosa possiamo fare, ma devi aiutarmi! Se usiamo il mio piano... Ok, che devo fare? La mia pietra lunare! Falene! Sbarazzatevi delle super pigiapesti! Non così in fretta, Falene! Io ho catturato le falene e Gufetta tiene sotto controllo Lunetta. Tu prendi il magnete, Jaco! Oh, la mia pietra! Jaco, è soltanto una pietra! Il magnete! Prendi il magnete! Oh, ma è così vicina! Luna Board, vai! No! Quella sciocca lucertola deve amare molto la sua pietruzza. Ma non è altro che un pezzetto di luna. Io la voglio tutta. A dire il vero mi hai aiutata. E per amore di una sola pietruzza. Ora non puoi più fermarmi, lucertolina. Potere lunare, portami la luna! Per tutti i rettili. È vero. Ho messo a repentaglio l'intera missione solo per una pietra. È il momento dell'eroe! Show! 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 Grazie, Jaco. E adesso che facciamo? Ho capito come fermare Lunetta. Non devo far altro che rinunciare alla mia pietra speciale. Oh! Ehi! Ma che succede? Avevo ordinato il mio luna magnete di attirare la luna! La sta attirando, ma solo un pezzetto. La mia pietra speciale. Gran bel colpo, Jaco! Del tutto inutile, mostriciattolo verde! Vento da super gufetta! Ehi! Svelto! Lunetta è bloccata! Andiamo a recuperare le altre pietre magnetiche! Super gatto balzo!